come nasce questa mobilitazione? No, questa, noi in Italia fortunatamente sono tantissimi anni che non c'è più, però purtroppo ci sono ancora tanti paesi dove la pena di morte non solo esiste nella legislazione, ma viene messa in atto, perché ci sono paesi come Cina, America, Iran, Arabia Saudita, altri paesi come la Bielorussia, per la quale stiamo cercando di raccogliere firme perché venga cancellata definitivamente, che non solo prevedono la pena di morte, ma la mettono in atto. E noi stiamo qui perché questa cosa venga, diminuisca via via nel tempo e poi fino a sparire completamente da tutti i paesi, dalle varie legislazioni. Però c'è chi sostiene che sia necessario in alcuni Stati Uniti la pena di morte per prevenire i crimini. Prevenire, no, assolutamente, la pena di morte non può né prevenire, ma neppure può dissuadere, può fermare, lo dicevano anche nell'Ottocento, io per esempio questa cosa è stata scritta nell'Ottocento da Honoré de Balzac, lo scrittore francese, e diceva anche lui che la pena di morte assolutamente è dimostrato che non ha alcun effetto né deterrente neanche di bloccare i crimini, insomma. E non serve veramente a niente, se non a crescere dolore a dolore, a punire un crimine con un crimine spesso. Che cosa rappresenta la candela che hai in mano? La candela è il simbolo di Amnesty International, appunto l'associazione internazionale nata nel 61. E in quel caso Amnesty International nacque, la fondò un inglese, perché dei ragazzi che in Portogallo brindarono contro la dittatura di Salazar furono arrestati. Quindi Amnesty si batte da sempre contro la pena di morte, ma anche contro i prigionieri di coscienza, cioè contro le detenzioni per motivi di politici, insomma, quando dei dissidenti politici vengono arrestati, come avviene ora in moltissime parti del mondo. Cosa pensi della pena di morte? La pena di morte secondo me è un omicidio, perché cioè, quando si uccide una persona, quando al di là se la persona viene uccisa dallo Stato oppure da un gruppo armato o da un'altra persona, uccidere una persona è pur sempre un omicidio, un assassino, e quindi è assurdo che un assassino possa essere considerato da qualcuno uno strumento della legge. Quindi io sono sempre contrario alla pena di morte in qualsiasi caso, perché appunto, perché secondo me una vita non può essere violata in nessun modo. Tra l'altro anche nei libri sacri delle più famose religioni c'è scritto non uccidere. Poi è veramente assurdo che queste religioni invece abbiano nella loro storia approvato condanne a morte di qualsiasi tipo.